16 marzo 1521, dopo aver attraversato il Pacifico, approdano all'arcipelago delle Filippine. In un isolotto di questo arcipelago, il 27 aprile 1521, muore Ferdinando Magellano, ucciso dagli indigeni di Mactan. Erano partiti 237 uomini ed ora sono appena un centinaio e tre navi. Dopo la morte di Magellano, sono costretti a bruciare la terza nave, la Concepción, perché rimasti troppo pochi, come dice il Pigafetta, e proseguono il viaggio con la Trinidad e la Victoria, cercando nell'intricato arcipelago la strada che li condurrà alle isole delle Spezie, le Molucche. Per districarsi tra tante isole e isolette, le navi vanno da porto in porto, sempre chiedendo e cercando la via per le isole delle Spezie. Il 9 luglio 1521 arrivano in una grande baia nell'isola di Borneo, la terza isola del mondo per superficie. È la baia di Brunei. Questa città è tutta fondata in acqua salsa, salvo la casa del re ed alcune dei certi principali, ed è de 25.000 fochi. Le case sono tutte de legno, edificate sopra pali grossi alti da terra. Quando lo mare cresce, vanno le donne per la terra con barche vendendo cose necessarie al suo vivere. Così Pigafetta descrive Brunei nel suo diario. Di quello che Pigafetta scrive di aver visto nel 1521 a Brunei, nel Borneo, oggi cosa esiste ancora? A questa domanda vi risponderà Giulio Raiola, un giornalista che è stato diverse volte a Brunei e quindi la conosce piuttosto bene. Sì, quando Pigafetta giunse in quel lontano mattino del 1521 a Brunei, trovò prima di tutto una realtà di foreste e di selvaggi, diciamo, una realtà allucinante, una realtà fatta di sole e di grandi calure. E lui cercò di riprodurre questa realtà, che era il Borneo, in questa carta che vediamo qui. Naturalmente questa carta ha un orientamento rovesciato, il sud è al nord e il nord è al sud. La baia di Brunei, in realtà, come si vede in questa diapositiva, è aperta verso nord, verso le isole che sono al nord di Brunei. Quindi Pigafetta vi entrò con le sue navi provenendo da nord-est e vi trovò appunto un villaggio sull'acqua, questo che oggi si chiama Kampong e che esiste ancora. E in questo villaggio naturalmente ci viveva una popolazione molto numerosa, c'erano 25.000 fochi, cioè 25.000 famiglie. Oggi invece ci saranno circa 20.000 abitanti. Sono costituiti da tribù naturalmente che abitano lì da tempo immemorabile, da allora praticamente. E il Kampong è come lo vide Pigafetta, è fatto come vedete con pali piantati nell'acqua, le capanne sono costruite su questi pali e donne vanno da una capanna all'altra, da un quartiere all'altro di questa città sull'acqua, trasportando viveri o portando, vendendo verdure come in una qualsiasi città diciamo nostra. L'altro polo della realtà di Brunei è il sultano. Ci sono naturalmente il popolo e il sultano. Il sultano abita in questo palazzo, che è un palazzo
da Mille una notte, molto bello, modernissimo, che è l'analogo del palazzo che Pigafetta vide quando andò laggiù. Naturalmente fra il popolo e il sultano c'è tutta una gerarchia, ci sono i nobili, ci sono i mercanti, come in una favola di Mille una notte esattamente, e diciamo i primi nobili, i più importanti nobili si chiamano Penghiran, sono i principi che sono una ristretta cerchia attorno al sultano, quindi fra popolo e sultano c'è una grande distanza. Ma il sultano si comporta come allora, oggi che sono scomparse le monarchie assolute? Più o meno, io per tentare di raggiungere il sultano ho fatto carte false, ma non è stato possibile, benché abbia, mi sia rivolto agli inglesi che sono i protettori di questo piccolo sultanato, non sono riuscito a raggiungerlo e del resto era così anche al tempo di Pigafetta. Leggi un po' quello che diceva lui. Allora ne disse uno principale che non potevamo parlare al re. E se volevamo alcuna cosa lo dicessimo a lui, perché lo direbbe a uno più principale, e quello a uno fratello del governatore che stava nella sala più piccola, e poi lui lo direbbe con una cerbottana per una fessura della parete a uno che stava dentro con lo re. Ma anche oggi il sultano ed i nobili comunicano con il sistema della cerbottana? No, naturalmente. Oggi comunicano probabilmente col telefono, perché è un palazzo veramente molto moderno, così mi hanno detto. Naturalmente il sultano è molto, ma molto ricco. Ma come mai così ricco? È così ricco perché Brunei è ricca, perché Brunei è una piccola terra su un lago di petrolio. Sotto Brunei, nel profondo, sotto anche il mare, nella piattaforma continentale, vi sono immensi giacimenti di oro nero e ci sono molte multinazionali che sfruttano questo oro nero, che lo estraggono, e questo ha creato con le royalties una grande ricchezza per il sultano che naturalmente è anche autocratico, cioè non c'è una costituzione democratica, il sultano comanda e basta. Dalla baia di Brunei, con nuove notizie sulla posizione delle Molucche, le navi scendono decisamente verso l'equatore. Si fermano a barattare le loro mercanzie e per ben due volte si lasciano andare a veri e propri episodi di pirateria. Non hanno scrupoli, in fondo avevano già iniziato nelle Filippine incendiando villaggi e uccidendo indigeni in più di una occasione. Finalmente il gruppo delle isole Molucche appare ai piloti delle due navi. Era mercoledì a 6 di novembre, per il che ringraziassimo Iddio e per allegrezza descaricassimo tutta l'artiglieria, perché avevamo passato 27 mesi meno due giorni a cercare Maluco. Le Molucche, un insieme di isole vulcaniche che si stende tra le isole Celebes e la Nuova Guinea. Appartengono dalla fine dell'ultima guerra mondiale alla Repubblica Indonesiana. Qui apprendono che i portoghesi, già da 10 anni, nascostamente, commerciano le spezie e prima di loro gli arabi, che insieme al commercio vi avevano introdotto il Corano, il libro sacro dei musulmani, il libro scritto direttamente da Dio. Adesso però non c'è tempo per battezzare e convertire. Ora si pensa soltanto a caricare le navi di spezie. Ormai equipaggi e comandanti hanno barattato tutto quanto possedevano e le navi sono pronte a partire. La Vittoria prenderà la via verso la Spagna. La Trinidad cercherà di raggiungere le terre spagnole dell'America centrale. Il Pigafetta si sofferma brevemente sulla partenza, ma è un momento di poesia. Sabato a 21 de dicembre, giorno de San Tommaso, venuta l'ora, le navi pigliarono licenza l'una dall'altra con scaricare le bombarde, e pareva loro lamentarsi per la sua ultima partita. Prima di partire sono stati informati che navi portoghesi erano venute più volte a cercare gli spagnoli. Forse per questo le due navi si sono divise. Ma la Trinidad non arriverà mai in America. Tornerà alle Molucche e l'equipaggio sarà imprigionato dai portoghesi. La Vittoria, invece, cerca subito una rotta che la possa portare più a sud delle rotte consuete o logiche.
Per ora la sua meta è il Capo di Buona Speranza, all'estremità dell'Africa. Il Pigafetta continua ad annotare sul suo diario tutto quanto vede o gli viene raccontato. Ne disse il nostro piloto vecchio De Maluco, come qui vi era un'isola chiamata Rucheto, gli uomini e le femmine della quale hanno le orecchie grandi come loro. De una fanno lo suo letto, dell'altra se coprono. Il nostro piloto ne disse, come in un'isola sotto de Giava Maggiore, in quella trovasi solo femmine, e quelle impregnarse de vento, e quando partoriscono, se il parto è maschio, lo ammazzano, se è femmina lo allevano, e se uomini vanno a quella sua isola, loro ammazzarli, purché possano. Quando arrivano in vista del Capo di Buona Speranza, l'equipaggio è sfinito per gli stenti e la fame. Alcuni vorrebbero consegnarsi ai portoghesi nel vicino Mozambico. Alcuni degli altri, più desiderosi del suo onore che della propria vita, deliberarono vivi o morti volere andare in Spagna. Finalmente, con l'aiuto di Dio, a 6 del maggio 1522 passassimo questo capo. Poi navigassimo al maestrale 2 mesi continui senza pigliare refrigerio alcuno. In questo poco tempo ne morirono 21 uomo. Al fine, costretti dalla grande necessità, andassimo alle isole del Capo Verde. Mercore, a 9 de luglio, giungessimo a una de queste, detta Santiago. Commettessimo agli nostri del battello, quando andarono in terra, che domandassero che giorno era. Ne dissero come era agli portoghesi Giove. Se meravigliassimo molto, perché era Mercore a noi e non sapevamo come avessimo errato. Dunque, i naviganti della Vittoria il 9 luglio giungono qui, nelle isole di Capoverde, e altre 20 persone sono morte. Intanto raccontano i portoghesi di essere quasi naufraghi sbattuti in quelle isole da una tremenda tempesta. Pigafetta per 3 anni ogni giorno aveva fatto una crocetta sul calendario. Ora essi erano i primi che facevano il giro del mondo. Quando arrivano, secondo il diario di bordo, credono che sia mercoledì. Invece i portoghesi dicono loro che è giovedì. Pigafetta allora pensa di aver fatto un errore nel conteggio dei giorni. Ma come da poi ne fu detto, non era errore. Beh, per capirci qualcosa ci rivolgiamo di nuovo al professor Lando, il nostro geografo. Dunque, vediamo di spiegare questo fatto. Pensate a mezzogiorno. Mezzogiorno è il momento in cui il sole è a perpendicolo in alto sopra un luogo preciso. E se voi pensate bene, ogni luogo ha un mezzogiorno in un momento preciso. Quindi, se qui a Venezia è mezzogiorno, cioè il sole è in alto perpendicolo, a Torino, dove il sole deve ancora arrivare a perpendicolo, non sarà mezzogiorno, ma saranno le 11, le 11 e mezzo. A Mosca, dove il sole è già arrivato, è già passato, saranno le 3, le 4 del pomeriggio. Ed è per questo che la Terra è stata divisa in 24 spicchi. 24 sono le ore del giorno, 24 sono gli spicchi. Questi spicchi si chiamano fusi orari e ad ognuno di essi corrisponde un'ora, vedete? Ma vediamo cosa è successo al nostro Pigafetta. Dunque, Pigafetta è partito di qui, ha fatto il giro del mondo, ha passato tutti e 24 gli spicchi. Dunque, se ipotizziamo che dal momento in cui lui è partito fosse mezzogiorno, spostandosi in questa direzione, dove il sole doveva ancora arrivare a perpendicolo, avrebbe dovuto spostare indietro di un'ora il suo orologio. Ma ovviamente lui orologio non ne aveva, orologio che all'epoca non si conosceva, per cui Pigafetta ha continuato a viaggiare senza tener conto dell'ora, del luogo dove era. Per cui, facendo il giro del mondo, avendo passato tutti e 24 gli spicchi, si è trovato ad avere un giorno in meno. Ma proprio nessuno, prima di Pigafetta, si era trovato in questa situazione.
Eh no, perché lui fu il primo a circumnavigare il globo. Quindi è il primo che si trovò in questa situazione. Tenete presente che qualche secolo prima gli arabi avevano teorizzato un simile fatto. Però Pigafetta fu il primo che in effetti ne dimostrò praticamente la verità. Se noi al giorno d'oggi con gli aerei impieghiamo un giorno per fare il giro del globo, se noi lo facciamo 50 volte ci ritroviamo invecchiati 50 giorni in meno, quindi siamo più giovani. No, non è che tu rimanga sempre giovane, tu impieghi sempre un giorno a fare il viaggio. Se tu fai 50 viaggi, impieghi 50 giorni. Il tempo non è che tu lo fermi, il tempo gira, tu impieghi un giorno a fare il viaggio, 50 viaggi, 50 giorni, il tempo non lo fermi. Questi spicchi sono dei sistemi per meglio capire l'ora. Ecco. Ma i portoghesi sospettano che la storia raccontata dagli spagnoli non sia vera e intimano alla Vittoria di accostare a riva. Durante la manovra riesce a scappare, ma 13 uomini dell'equipaggio che si trovano a terra sono imprigionati dai portoghesi. La fortuna ancora una volta ha assistito ai superstiti. Sabato a 6 de settembre 1522 entrassimo nella baia de San Lucar, se non 18 uomini e la maggior parte infermi. Marti noi tutti, in camicia e discalzi, andassimo con una torcia in mano a visitare il luogo di Santa Maria della Victoria e de Santa Maria dell'Antiqua. Da Siviglia il Pigafetta non si porta direttamente a Venezia. Partendomi da Siviglia andai a Valladolid, ove presentai alla Sacra Maestà de Don Carlo non oro né argento, ma cose da essere assai apprezzate da simil signore. Fra le altre cose, li detti uno libro, scritto de mia mano, de tutte le cose passate de giorno in giorno nel viaggio nostro. Me ne partì de lì e andai in Portogallo, e parlai al re Don Giovanni delle cose che aveva vedute. Raggiungerà anche la Francia, dove parlerà del suo diario alla reggente Maria Luisa di Savoia, madre di Francesco I. Così il diarista veneziano Sanuto annota la presenza del Pigafetta in Venezia. 7 novembre 1523. Vene in collegio uno vicentino, nominato il Cavaliere Errante, e riferite a bocca di quelle cose che tutto il collegio stette con gran attenzione ad udirlo, sì che sua serenità il doge e tutti rimasero stupefatti di quelle cose che sono in India e di tutta la storia del viaggio. Avendo deliberato il capitanio generale di fare così longa navigazione per lo mare e oceano dove sempre sono impetuosi venti e fortune grandi e non volendo manifestare a niuno degli suoi il viaggio che voleva fare, a ciò non fosse smarrito in pensare di fare tanto grande e stupenda cosa, come fece, con l'aiuto di Dio. I capitani sui, che menava in sua compagnia, lo odiavano molto, non so perché, e non so forse perché era portoghese ed essi spagnoli. Volendo dar fine a questo che promise con giuramento allo imperatore Don Carlo, re di Spagna, a ciò le navi nelle fortune e nella notte non si separassero una dall'altra, ordinò questo ordine e lo dette a tutti i piloti e maestri delle sue navi, lo qual era. Lui de notte sempre voleva andare innanzi delle altre navi ed elle seguitassero la sua con una facella grande di legno, che la chiamano farol, il quale portava sempre pendente dalla poppa la sua nave. Questo segnale era a ciò che continuo lo seguitassero.
Applausi, promesse, cordiale ospitalità, ma niente di più. Nel 1524, un anno dopo, otterrà dal Senato Veneto il privilegio per cui nessun altro avrebbe potuto ristampare il suo diario per 20 anni. Da Venezia, Antonio Pigafetta si porta a Roma su invito del pontefice Clemente VII. Anche qui promesse, ma soltanto promesse. Intanto l'ordine di Rodi gli aveva procurato una commenda, cioè un beneficio ecclesiastico che consisteva in proventi economici che abbazie e conventi di Norcia, Todi e Arquata avrebbero dovuto riconoscergli. Ma probabilmente si trattava di ben poca cosa, neanche sufficiente a fargli stampare il diario. Altrimenti perché sparisce? Perché se ne va? E dove? Vorrei proporvi una ricerca adesso. Voi sapete che circa nel 1524, non si ha più notizia di Pigafetta, non si sa cosa fece. Allora, se noi esaminiamo la situazione dell'Europa in quel tempo, sociale e politica, scusate, e politica, noi potremo arrivare a certe conclusioni. Potremo individuare le scelte di Pigafetta, dove può essere andato, cosa può aver fatto, e poi, una volta fatta questa ricerca, potrete rivolgere le domande che ritenete indispensabili al Monsignor Mantese, che è qui con noi. Ricerca, una parola. E dove andiamo a sbattere la testa? Allora, da Roma Pigafetta se ne ritorna a Venezia. Il Papa si tiene il diario, ma non lo fa pubblicare. Noi oggi sappiamo che il libro sarà pubblicato in Italia, a Venezia soltanto nel 1536 e come traduzione di una precedente pubblicazione avvenuta in Francia. E il Pigafetta era già morto. Dopo la sua ultima apparizione a Venezia nel 1524, di lui non vi è più alcuna traccia. Da un anno a questa parte è capitato fra mano il testamento del padre di Antonio, Giovanni Pigafetta. In questo testamento è di da Antonio come vivo, certamente come vivo. Stabilisce la divisione dell'eredità. Ad Antonio non dà nessuna proprietà. Dà soltanto una parte di usufrutto della sua eredità. Ma il tutto, dopo la sua morte, è obbligato a restituire al vero erede di Giovanni, cioè Valentino, fratello di Antonio. Questo è il documento. E in questo documento appare anche che non solo Antonio era vivo, ma non doveva trovarsi in Italia. Non doveva trovarsi in Italia. Perché il padre dice, purché Antonio si decida a vivere in patria, lascio questo. Vuol dire che altrimenti non gli avrebbe concesso neanche l'usufrutto di una parte dell'eredità. Nel 25 era ancora vivo, certamente ancora vivo. Ma dove si trovava? Era andato via. Ma si può accettare la tesi del gesuita Surammer, secondo il quale sarebbe andato presso i turchi, eccetera? Ma un veneziano passato i turchi, anche lui un traditore. Ecco, è vero, questa sarebbe proprio una difficoltà. La grande difficoltà sarebbe questa, come mai? Pur ammettendo che nell'anima umana ci sono dei momenti imprevedibili, non si capisce come mai un uomo come lui, cavaliere di Rodi, che sia stato un traditore della Repubblica Veneta, perché traditore della Repubblica Veneta egli sarebbe stato, cioè della sua terra, della sua patria, di Venezia. Perché Venezia nel 400-500 è proprio in continua lotta coi turchi. Caro professor Mantes, lei ci ha messo una pulce nell'orecchio. L'ipotesi ventilata da quello storico gesuita... Ecco, aspettati, sono arrivato qua.
Per cui il Pigafetta, ad un certo momento, se ne va dall'Italia e si mette al servizio del sultano turco. Abbiamo fatto qualche ricerca. Solimano il Magnifico è un po' il doge dei turchi in quel momento. Ha portato l'impero ottomano alla sua massima espansione. L'esercito ottomano ha risalito l'Europa orientale lungo il Danubio, arrivando a Belgrado, a Vienna e in Ungheria. Sono i più forti e Venezia può soltanto difendersi, e lo fa soprattutto sul mare. Ed è sul mare che batterà i turchi, perché i turchi non hanno mai avuto reali interessi marittimi e non hanno tradizioni marinare. Il sultano lo sa e assolda capitani, pirati e anche navigatori. Finora nessuna nave turca era salpata alla ricerca di nuove strade al di fuori del Mediterraneo, di nuovi commerci o conquiste. Ora il futuro del mondo è nelle mani di altre nazioni, più agili e avvedute, protese verso gli oceani. E per saperne qualcosa di più abbiamo mandato a Roma, all'Istituto Storico dei Gesuiti, il nostro regista. Lo senta. Il Schurammer aveva potuto leggere, ha potuto documentarsi su due testi turchi, due trattati di navigazione. In questi due trattati, uno pubblicato nel 1526, uno nel 1554, si parla, ve lo leggo così, presso poco quello che dice, cioè al tempo in cui Ibrahim Pasha, che era il gran visir di Solimano il Magnifico, allora il sultano turco, cioè un ministro, un abile navigatore portoghese venne a Stambul e gli fu assegnato uno stipendio. Da questi ho appreso che gli aveva attraversato lo stretto di Magalania, stretto di Magellano, e ritornato al Portogallo passando il Capo di Buona Speranza. Questo è il primo autore. Il secondo autore, quello del libro del 1554, aggiunge che il portoghese era un compagno di Magellano. E nei due libri vi erano altre coincidenze con il diario di Pigafetta, come la descrizione delle donne dalle grandi orecchie con le quali si coprivano, ricordate? Oppure quelle delle donne dell'isola di Maluan che venivano fecondate dal vento. Ecco, sono queste cose che fanno pensare e riflettere. Ha sentito, professore? È abbastanza chiaro che l'unica persona che poteva parlare in quel momento di navigazione e dello stretto di Magellano non poteva essere che Antonio Pigafetta. Che strano uomo però, il suo desiderio di conoscenza e di avventura anche lo porta ad azioni che potrebbero sembrare discutibili. Ma non è questo che a noi interessa. Lasciamo a lei e ai gesuiti stabilire chi ha ragione. Per conto nostro, ormai alla fine della nostra fatica, vorremmo lasciarle alcuni perché con tanto di punto interrogativo. Perché Magellano? Perché Pigafetta? Perché Colombo? Perché Gagarin? Perché Armstrong e Apollo 11? Perché tanti altri sono partiti e tanti altri partiranno? Perché l'uomo vuole da sempre correre queste avventure? Alla fine della nostra ricerca abbiamo avuto un'indicazione. L'Ulisse di Dante, là, quando dice: «Considerate la vostra semenza, fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ecco, è stato desiderio di avventura per Antonio Pigafetta, ma avventura dello spirito, per la sete di migliorare e conoscere. Ecco perché, caro professore, a noi non interessa a questo punto se Antonio Pigafetta è stato un traditore della Repubblica Veneta o dove e quando sia morto.